Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui per parlare di una cosa alquanto, e dico molto, strana. No, sto scherzando, sto parlando dell'uscita di Call of Duty Advanced Warfare. Allora, oggi sono qui per parlarvi di questo gioco. Dunque, il trailer mi sembra che è uscito da 3 mesi, è un gioco alquanto strano. Cioè, io non ho avuto l'occasione di provarlo, anche se in questi giorni qui in Italia è venuto il team non lo so, dell'Activision o qualcosa del genere. Comunque, molti YouTubers sono andati a provarlo, si sono messi lì in una giornata, hanno testato, mi sembra, 4 mappe. Questo Call of Duty Advanced Warfare uscirà a novembre e diciamo che l'hanno fatto principalmente per le next gen. Ok, però uscirà anche per le old gen. Quindi se siamo tutti sfigati che abbiamo ancora l'Xbox 360 e la PlayStation 3, non vi preoccupate, giocheremo lo stesso. Io parlo così, ma ancora l'Xbox 360. Va bene, comunque. Allora, sinceramente io guardando molti trailer, vedendo parecchi video di gente che l'ha provato, di gente che ha fatto a destra e sinistra. Ho visto, dunque, si parla di, almeno io vi dico la mia, a me sembra quasi Halo. Non so per quanti di voi conoscano Halo, il videogioco, quello futuristico. Beh, diciamo che comunque siamo lì perché abbiamo una forma di esoscheletro in questo nuovo gioco, che si può vedere nei video. Si vede proprio un'armatura tutta futuristica dove avremo anche lo scudo e una vita abbastanza molto più lunga rispetto ai Call of Duty precedenti. Oltre a questo, le novità sono il doppio salto, che vabbè, sì, il salto si fa per dire, in realtà sembra che si vola, perché veramente fanno dei salti assurdi. Infatti, grazie a questa cosa, le mappe sono sviluppate di più in verticale che in orizzontale come nelle vecchie serie di Call of Duty. Vabbè, principalmente saremmo al livello proprio futuristico perché, come possiamo vedere qui, cioè molto futuristico, sia per le armature che per i paesaggi e cose. Ci sarà il doppio salto, gli scatti, diciamo una tecnologia avanzata. Come il lancio delle granate o delle stordenti non sarà più a mano. Uscirà praticamente una cosa dal vostro braccio, proprio come nel vecchio Call of Duty Black Ops 2. Avete presente la granata che si sparava col braccio? Ecco, più o meno sarà così. Cioè con questo braccio si può fare di tutto, lanciagranate, stordenti, flashbang, MP, di tutto lancia. È ambientato nel 2054, ok? Sì, beh, io non sto a darvi particolari della storia, se no veramente non c'è più neanche gusto a comprarlo. Il gioco uscirà a novembre, quindi posso parlarvi intanto dell'online. L'online è qualcosa di fenomenale, anche perché le mappe saranno gigantesche. Se guardate Call of Duty Ghost, già le mappe erano abbastanza grandi, cioè diciamocelo, non erano tipo Nuketown di Black Ops 2 oppure quella di Modern Warfare 3, ok? Erano già abbastanza grandicelle come mappe. Qui, ecco, qui siamo ancora più, cioè saranno sviluppate non solo orizzontalmente come tutte le mappe di Call of Duty, con case di qui, case di là, sempre su uno stesso piano. Saranno anche sviluppate in verticale, cioè ci sarà da salire sui tetti, da andare sopra delle torri, saltare a destra e a sinistra, fare kill in volo che nei COD precedenti non si poteva fare. E diciamo che finalmente questa next gen si sta facendo sentire, no? Sembra qualcosa di veramente nuovo. Allora, io per quanto posso parlarvene, io sono emozionato perché davvero è qualcosa di fenomenale. Finalmente uno sparatutto futuristico ci stava. Call of Duty Black Ops 2 diciamo che si era avvicinato, però non a questi livelli, ecco. La generazione va avanti, il futuro arriva, sempre di più si va sempre più avanti con gli anni e i videogiochi creano videogiochi ancora più avanti nel futuro. Cioè se noi siamo nel 2014 adesso, creano giochi nel 2054. Quando saremo nel 2054, creeranno giochi nel 2125. Sarà sempre così. Comunque, vabbè, ci sono i bonus pre-order per chi pre-order, sì, pre-ordina
pre-order per chi di voi vuole già prenotare il gioco. Arriveranno le classiche minchiate come le statuine o l'edizione limitata dei giochi con mappe bonus, eccetera eccetera. Io vi posso dire che questo gioco secondo me ne vale la pena per la next gen. Io non so come sarà sulla old gen, però ovviamente lo devono fare perché non tutti possono permettersi la next gen. Il trailer è uscito il 9 giugno 2014. Io sinceramente ho visto molti youtuber italiani che sono andati a fare questo raduno di Call of Duty, dove si sono messi lì, praticamente si sono sparati 3 o 4 partite e qualcosa di fenomenale. Comunque io non ci sono andato, avrei voluto, ma... Quindi io vi invito veramente a considerare questa scelta del nuovo Call of Duty, perché sarà decisamente l'arrivo della nuova generazione. Beh, le armi saranno tutte futuristiche. Parliamo della personalizzazione del personaggio in multiplayer. Personalizzazione del personaggio. Però comunque ci sarà una personalizzazione del personaggio, cioè proprio noi stessi possiamo crearci il nostro personaggio del multiplayer, cioè cambiargli il colore dell'armatura, scegliere, non so se si può scegliere la faccia o cose del genere. Però boh, armatura, colore, visiera, scudo, gambali, cioè di tutti di più possiamo veramente personalizzare al massimo il nostro io. Comunque penso che sarà tipo di ruolo come tutti gli altri, che si sale di livello, ci saranno molte battaglie perché ci saranno tipo, ho visto in alcune mappe che si fanno 6 contro 6. Ci saranno nuove modalità del tipo una che non... Vabbè, ci sarà una vecchia modalità del vecchio Call of Duty Black Ops 2, che mi sembra che postazione, ecco, postazione, dove devi stare in un punto, conquistare la postazione, tenere il tempo, sapete, no? Rimanere lì in quel tot di tempo per vincere e battere l'altra squadra. Poi ci sono le modalità classiche tipo tutti contro tutti, deathmatch e altre modalità. Una modalità nuova, in pratica non mi ricordo il nome, però mi ricordo che cosa si fa, perché l'ho visto, sento molta gente parlare, anche youtuber che mi parlano, dove in pratica c'è una sorta di drone che scappa per la mappa, un drone tipo rotondo, scappa per tutta la mappa, e quando noi lo prendiamo, che noi o la nostra squadra lo prendiamo, dobbiamo lanciarlo in una sorta di sfera gigante che sarebbe il luogo dove esplode, quindi si vince un round, mi sembra, del nemico, ok? Quindi noi dobbiamo prendere questo drone e lanciarlo nello spawn nemico per vincere il round, almeno credo sia così. Boh, niente ragazzi, questo gioco è un misto di parkour fenomenale, futuristico e advanced warfare. Call of Duty Advanced Warfare. Finalmente le next gen si fanno sentire. Comunque, bene ragazzi, se vi è piaciuto il video, io vi ringrazio davvero per la visualizzazione a questo video. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un bel mi piace qua sotto. Commentate pure se volete, se avete qualche dettaglio aggiuntivo da darmi, perché quello che so è quello che è ciò che vi ho detto adesso. Quindi, noi ci vediamo con il prossimo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, così seguirete i miei prossimi aggiornamenti. E ci rivediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!